Una storia di Suzuki Roshi. C'era una volta un professore che andò da un maestro zen. Gli chiese di spiegare il significato dello zen. Il maestro tranquillamente versò una tazza di tè. La tazza era piena, ma lui continuò a versare. Il professore non riusciva più a sopportarlo, così gli chiese spazientito: «Perché continui a versare quando la tazza è piena?» Il maestro rispose: «Voglio farti notare che stai cercando di capire lo zen mentre la tua mente è piena. Devi prima svuotare la tua mente dai preconcetti per cercare di comprendere lo zen. Se la tua mente è vuota, è sempre pronta per qualsiasi cosa, è aperta a tutto. Infatti, nella mente del principiante ci sono molte possibilità, mentre in quella dell'esperto ce ne sono poche. Vedi, nella vita siamo costantemente pieni di preconcetti. Giudichiamo e cerchiamo costantemente di collegare cose, azioni, disastri tra loro. Ma questo è sbagliato. La nostra mente deve essere vuota. Non dovremmo avere preconcetti e dovremmo prendere ogni evento, ogni parola, ogni sentimento per quello che è. Mantieni una mente vuota e il tuo cuore sarà sempre pieno. Grazie per aver ascoltato. Ti auguro una buona giornata.